Thank you.
Bueno, smiley. Voi sapete benissimo che chiunque che suona prima di scaldarsi un po', e se il pubblico non lo scalda un po', thank you.
cantare verso io e lui? C'è lui che vuol dire qualcosa. Buonasera, io sono un po' in ritardo perché per ragioni di salute. Non c'era bisogno. Volevate la presentazione. Questo trio è formato da musicisti maturi. Il centrale è stato dagli anni 60, ha suonato in una grande orchestra di jazz di Genova, la Riverside Comité Jazz Band, in cui Titi Orelli era la mascotte. Poi diventerà pianista fissa anni dopo. Il centrale, che ha un nome, si chiama Roberto Sarandine, ha sempre suonato il banjo. Invece alla sinistra c'è Sergio Verione, che ha continuato la sua vita professionale come batterista, lo vedete anche nel film. E la sua carriera è iniziata, immaginate un po', ai tempi di Edgar Gualdi, era il suo batterista. E da davanti ha suonato con tutti i jazzmen italiani e moltissimi stranieri che sono venuti qua, perché una volta usava avere il trio fisso nei club e per poter avere una abbassare i costi del concerto. Non si poteva importare il quintetto, il sestetto, si importava solo il solista. E il trio era fisso di Torino, di Milano, di Genova, e Bevione era il batterista, famoso perché era il batterista più ricercato per il tempo e lo swing. Devo essere breve perché abbiamo sforato i tempi d'inizio, non col concerto, col tempi d'inizio, perché se abbiamo perso tempo in paese, io sono stato male, allora abbiamo dovuto rallentare. Prima ha parlato penso Tony Lama, che è l'ideatore e il coregista del documentario. Io invece sono soltanto protagonista e narratore, così mi vedrete con la mia panza che giro in qua di là. Spero che vi piacerà. Vorrei chiedere se hanno voglia ancora di suonare un pezzo, magari magari Titti da sola, che a lei piace suonare da solo, no? No? E noi chi siamo? Io ho chiesto la signora. No, siccome viene tardi. Suoniamo tutti, finiamo. Viene tardi, facciamo. Allora suonate tutti, finiamo. Facciamo l'ultimo pezzo. Il titolo? The Days of Wine and Roses. Oh yeah. Andiamo. Buon ascolto. Thank you.
Gesù.